Rieccomi. Voglio registrarvi un video perché ogni tanto sapete che mi piace raccontarvi quello che mi capita. Ecco, mi è capitata una cosa e volevo condividerla con voi e condividere con voi l'assurdità di questa cosa. Allora, eccoci qui ragazzi. Mi sono messa in posizione perché vi voglio raccontare un po' questa esperienza. Partiamo dal principio. Qualche settimana fa stavo seguendo la live di una mia amica su TikTok e noto che nei commenti della sua live c'è una persona in particolare che continua a chiederle ripetutamente se ha cambiato il bambino. Lì per lì non ci ho fatto tanto caso, ho lasciato perdere, diciamo, e anche lei. Il giorno dopo, o la sera stessa addirittura, ora non ricordo bene, lui mi contatta su Instagram. Ora, io ho la chat e ve la mostrerò. Ovviamente censurerò il suo nome per privacy, anche perché lo scopo di questo video non è andata ad insultare questa persona, ma è quella di condividere con voi questa esperienza e magari aiutare qualcuno a far sì che non sia troppo ingenuo con queste persone. Spieghiamo la dinamica della situazione. In poche parole, questa persona, da quello che ho potuto capire io, è una persona amante dei pannolini, dei bambini. La cosa è iniziata molto molto semplicemente, anche se voi sapete, no, il sesto senso di una donna e soprattutto quello di una mamma. Quando lui mi ha scritto mi è sembrato un po' strano, però ho voluto far vincere la parte di me che è quella che vuole vedere sempre del buono nelle persone e non la parte di me che invece vede sempre subito del male. Mi sbagliavo, quindi vi vado a leggere la chat. Mi metto l'auricolare perché ci sono anche degli audio suoi. Allora, lui mi contatta dicendo: ciao, ho letto i tuoi commenti, mio cugino comincia adesso a camminare e dopo sarà un casino. E fino a qui tutto ok. Mi ha ricontattata e questa volta mi ha mandato un messaggio audio che adesso andremo a sentire insieme. Ma i tuoi bimbi portano ancora il pannolino? Qua già iniziavo ad avere qualche pensiero strano, ma ho voluto dire: ma dai, non vederci sempre del male, è una semplicissima domanda. E quindi gli ho risposto: il più piccolo sì, la grande no. Povera te che li devi cambiare. Io stamattina c'era qua mio cuginetto, era stato qua a dormire perché ha voluto star qua a dormire. Stamattina mi sono svegliato e era stracolmo di pipì dappertutto, povero. Non so, ma ti capita anche te? Il mio problema è che non riesco mai a capire quando è pieno. Allora, io già qua ho cominciato a realizzare, perché mi sono fatta due domande, no? Guardando anche un attimo il profilo ho visto che non è sposato, non ha figli, quindi se tu mi dici che è il tuo cuginetto vorrà dire che tu vivi ancora con i tuoi genitori. Quindi mi sembra strano che tu venga a rivolgere le tue domande sul pannolino di tuo cugino a me anziché a tua madre o a tua sorella, insomma, di chi è questo bambino, non lo so. Gli ho risposto: a me non dispiace cambiare il mio bambino. Ovviamente tutte le mattine il pannolino è strapieno e molto spesso non è solo di pipì. Ah, ok, no, perché non sapevo se alla mattina è solo mio cuginetto. Perché di giorno, tipo, io essendo che non mi accorgo, perché adesso lui comincia un po' a gattonare e va un po' in giro, cioè nel senso se lo lascio a terra va, riesce a stare un po' in piedi ma non troppo. E so che quando è lontano non capisco da pannolino, sai che di solito le mamme capiscono sempre da dietro se è pieno. Analizziamo anche quest'altro audio. Innanzitutto mi sembra poco probabile che un bambino che non sa ancora camminare, perché adesso sta iniziando a gattonare, quindi su per giù questo bambino avrà 8, 9 mesi, 10 mesi. Mi sembra un po' strano che un bambino di, facciamo 10 mesi, abbia la capacità di dire: mamma, io voglio rimanere a dormire qui con mio cugino. Ho deciso comunque di andare avanti, di rispondergli per vedere veramente fino a dove si sarebbe spinto e lo vedrete. Che magari riesce a mandarmi una foto in modo che, sai, magari a inquadrarlo un po' riesco a capire. Lui oggi è andato a casa,
Provi, tornerò domani mattina. Avete cominciato ad inquadrare il soggetto con cui stiamo parlando oppure no? Io avevo già capito che la persona fosse un tantino disturbata. Perché ragazzi, tutto quello che volete voi, ma non ha senso questo discorso che sta facendo. Se è il tuo cuginetto, sarà il figlio di tua sorella, tuo fratello, tua cugina, insomma, sarà qualche il figlio di qualche parente, no? Quindi è assurdo che tu venga a chiedere a me la foto del pannolino di mio figlio, mentre, cioè, puoi benissimamente vederlo appunto da tuo cugino, no? Se tu dici che ce l'hai davanti, lo vedi, no? Lo vedi tuo cugino quando viene cambiato, lo vedi com'è il pannolino dell'incoerenza. Comunque posso già dirvi che non l'ha chiesta solo a me, l'ha chiesta anche alla mia amica della live. Questo è uno che va in giro a chiedere foto dei pannolini. Io gli ho risposto, non ho foto del pannolino pieno, ma si vede ad occhio se lo è. Oppure toccandolo si sente che è gonfio. Quando è pulito il pannolino è molto più sottile. Ovviamente la stavo tirando per le lunghe perché volevo vedere lui fino a dove si sarebbe spinto. Altrimenti avrei già bloccato direttamente l'account e non ci avrei pensato più. No, più che altro era magari prima di cambiarlo, non so, in modo che inquadravo. Perché ho provato a vedere su internet se c'erano tipo scritto pannolini pieni in lontananza, ma non c'erano le foto per quello, capito? Giusto da vedere, magari solo farle una foto da dietro, ecco. Questo è andato a cercare su Google foto di pannolini pieni da lontano. Ma che tipo di problema hai? Io hai bisogno di aiuto. Se senti la necessità di andare a cercare su Google pannolini pieni da lontano, era per inquadrare, cioè lui voleva la foto di Andrea da dietro, da lontano, con il pannolino per inquadrare. Ma cosa vuoi inquadrare? Se riesci prima di cambiarlo, quando lo cambi senza fretta, quando lo cambi fai la foto da dietro, senza viso, senza niente, ma anche solo del pannolino, giusto da inquadrare quando è pieno. Capito che gentile, senza fretta, quando lo cambi, se lo cambi, mi mandi una foto di lui da dietro, senza faccia, senza niente, mi interessa solo la foto di lui da dietro con il pannolino pieno. Adesso ti mando un video, probabilmente questa cosa è la verità, non so. Adesso ti mando un video, ma chi te l'ha chiesto? Non è che siamo amici di lunga data che dici, oh, aspetta, guarda, ti mando sto video, guardalo. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Io avevo paura quando le ho detto ti mando il video, avevo paura. Poi ho visto che è un video di TikTok che tra l'altro avevo già visto e appunto si tratta di questo bambino che si è sporcato tutto. Perché avevo visto un commento che hai scritto io capisco quando passa mia figlia che lascia la striscia di odore, ma mio cuginetto tipo no, con i pannolini che porta tipo lui non, se non ti avvicini proprio che non annusi, non capisci. Sta parlando della live della mia amica, siccome credo che proprio lui avesse aperto il discorso pannolini, io ed altre mamme abbiamo risposto a Mari dicendo ognuno la nostra, no? E io avevo commentato, sì, dicendo che ormai me ne accorgo, ma non di mia figlia, mi accorgo di mio figlio quando l'ha fatta perché si lascia la scia. Oltretutto quel pannolino che aveva su lui la mutandina e quelli che porta mio cugino, perché che io non me ne accorgo, perché con quegli altri, i Pampers mi sembra, Baby Dye mi sembra, con quello capivo perché si riempiva, ma con questi qua non capisco per quello. Mi fa veramente schifo il pensiero che lui sappia addirittura le marche dei vari pannolini, questo fa capire quanto lui sia un feticista. Lui dice che con i pannolini a mutandina che porta il suo cuginetto non si capisce quando è pieno, mentre con i Baby Dry si capiva perché si riempivano. Altra stupidaggine, tutti i pannolini si riempiono quando sono pieni di pipì. Decido di non rispondergli perché, cioè, mi ero stancata sinceramente, pensavo che questo fosse il massimo, no, che potesse toccare, invece non c'è mai fine al peggio. E infatti lui mi ricontatta chiedendomi, ma il tuo bambino quanto ha e la bambina quanto ha. Ormai qualsiasi cosa lui mi dicesse o mi chiedesse, la mia mente ormai lo ha catalogato in quel modo, quindi qualsiasi cosa tu mi dici io la prendo male. Comunque sì, ho detto
non è un segreto, basta andare sul mio profilo Instagram e si capisce quanti anni hanno i bambini perché ci sono le foto dei compleanni. Infatti gli ho risposto dicendo 4 anni e mezzo la bimba e 1 anno il bimbo. Prosegue scrivendomi, ma la bimba porta ancora il pannolino di notte? Perché io ho un cugino di Milano, ecco il famosissimo cugino di Milano, che porta il pannolino di notte e ha 5 anni. Gli rispondo freddamente no. Penso che c'era una mia ex insegnante e aveva il figlio quando io andavo a scuola da 3-4 anni. Penso la mamma le annusava ancora il pannolino per capire se l'aveva fatto dentro o se lo toccava, se magari se l'aveva fatto la pipì. Adesso i ragazzi saranno grandi, ma me lo ricordo sempre. Che voce da maniaco, a me fa paura questo. Abbiamo scoperto la causa del suo feticismo, la sua maestra. Già mi sembra un po' improbabile che un insegnante si porti il figlio a scuola nel carrozzino e lo tenga lì mentre fa lezione, già mi sembra molto improbabile. Ma mettiamo il caso sia così, cosa c'è di strano che un bambino di 3 o 4 anni abbia ancora il pannolino? Io non ho mai forzato Angela a dover togliere il pannolino per forza a 3 anni, basta, stop, devi togliere il pannolino. Il pannolino l'abbiamo tolto gradualmente, man mano che lei si sentiva pronta. Ci sono stati momenti in cui lei si sentiva più pronta, quindi lo abbiamo tolto, e ci sono stati anche altri momenti, magari dovuti ad emozioni diverse, in cui lei non si sentiva di stare senza pannolino e lo richiedeva, e glielo mettevo tranquillamente. Adesso hai fatto il bagno al piccolo, adesso vai andare a cambiare il piccolo. Ora lui mi ha detto questa cosa: se hai fatto il bagno alla piccola, adesso vai a cambiare il piccolo. Allora, innanzitutto non sei tu che mi devi dire cosa devo fare. Come ha detto questa cosa? Perché ha guardato le mie stories e quella sera appunto io avevo messo la stories della vasca, stavamo riempiendo la vasca da bagno con le bombe da bagno che ad Angela piacciono tanto. E quindi lui ha capito che io dovessi fare il bagnetto alla bambina e mi ha ordinato questa cosa. O l'hai già cambiato? Ti auguro di avere presto dei bambini, data la tua passione per loro. Prova a dire basta, adesso lo capirà. E invece no, indovinate, mi ha mandato un altro audio. Sì, se la mia mucosa l'avevano già provato, perché dopo erano andate male le cose. Avrei sinceramente paura a lasciarti un bambino tra le mani. Seconda cosa, non penso proprio che abbia una morosa. Finalmente me lo sono tolto dai piedi. No. A me mi sono sempre piaciuti i bambini, anche perché mia mamma faceva la maestra dell'asilo. Mi sono sempre piaciuti i bambini, questa frase mi ha terrorizzato, ragazzi, mi ha fatto venire i brividi. E qui ha finito di farmi imbestialire perché mi ha risposto a una storia che ho messo di Andrea che correva felice sul divano. Il bambino era appena stato lavato e messo il pigiamino, eh? Ma lui mi dice: ha il pannolino pieno, o mi sbaglio? Io gli rispondo: ti sbagli alla grande. Sembrava un po' grosso il culetto. Ragazzi, voi non potete capire le mie emozioni in quel momento, cioè volevo bloccarlo all'istante, ma prima volevo vedere fino a dove si poteva spingere, proprio perché voglio diffondere il messaggio che bisogna stare più attenti con questo tipo di persone. Quando si acchiappa questo tipo di persone, bloccatele, eliminatele. Io l'ho bloccata subito dopo e ho avvertito anche la mia amica e l'ha bloccato anche lei. Qui inizia la mia vendetta. Dico: scusa se mi permetto, sembra che tu abbia una perversione per i pannolini. Lui mi risponde: che cosa significa perversione? Non so cosa significa, scusa la mia ignoranza. Sei, boh, quanti anni avrai? 30, 35 anni, non sai cosa significa la parola perversione, ma dove vivi? Stai sempre a parlare di pannolini, ad un certo punto sorge spontaneo il dubbio. Ci sono persone a cui piace ricevere foto dei piedi perché provano piacere nel guardarle e ci sono anche persone che provano piacere nel guardare foto di pannolini pieni. E scusami, ma tu mi dai tutta l'aria di essere una persona che ha di questi fetish. Cerco sempre di essere gentile con tutti, però se continui a parlarmi dei pannolini di mio figlio, non posso non pensare male e passare sulla difensiva. Assolutamente, io sono quel genere, anzi, io parlo di pannolini perché mi piacciono i bambini e comunque ho un cuginetto e basta.
La voce con cui me lo stai dicendo, mi dispiace che voi non possiate sentire la voce originale, ma mi capirete, non posso. Però, ragazzi, vi giuro che è una di quelle voci proprio. Oh, no, assolutamente. A me non piacciono quelle cose. Ma stiamo scherzando. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente dopo che lui mi ha risposto alla storia di Andrea, gli ho, come si dice? Insomma, lui non poteva più vedere le mie storie, ok? Mi sono tutelata. Così ho detto nel frattempo che io lo sgamo, perché ormai mi ero messa in testa, io devo sgamarlo, lui deve capire che io non sono stupida, deve capire che io ho capito dove vuole arrivare, ma nel frattempo gli blocco le storie in modo che non può più guardarle. Sei l'unica mamma a cui scrivo così. Alcuni mi rispondono, mi mandano foto del panino pieno, ma non perché a me mi piaccia, perché devo capire. Avete capito, ragazzi? Non sono l'unica mamma a cui scrive e ci sono alcune mamme che rispondono e gli mandano le foto dei pannolini pieni dei loro figli. Non ci sto credendo proprio, non esistono madri così. Beh, allora se hai già ricevuto foto come dici, anche se mi sembra molto strano che una mamma ti invii foto del suo bambino, dovresti già aver capito e imparato a distinguere un pannolino pulito da uno sporco. Me ne avevate stamattina, ma poi le ho cancellate subito e basta. Era giusto capire quando è sporco e quando è pieno. Una mamma gliele ha mandate quella mattina le foto, però lui le ha cancellate subito. Era solo per capire quando è pulito e quando è pieno. E allora perché me lo stai chiedendo, scusami? Se hai già ottenuto delle foto, vuol dire che hai già capito. Perché vieni a chiedere anche a me le foto del pannolino? Senti, puoi dirmi quello che vuoi, non ti conosco e ricevere continue domande sul pannolino di mio figlio o se l'ho cambiato e addirittura mi chiedi delle foto, perdonami, ma io non credo alla favoletta del ragazzo che vuole imparare a cambiare il pannolino. Sono una mamma e ho un certo sesto senso quando si tratta dei miei figli. Avrai una mamma, una sorella, una cugina, un'amica con un figlio. Lo stesso tuo cuginetto avrà una mamma. Perché non ti fai spiegare da lei come e quando si cambia il bambino? Mi dice, quando senti puzza, cambialo. Se fosse veramente così, questa non ha capito niente di come si cambiano i bambini, te lo dico io. Adesso tanto ho ricevuto le foto e quindi capisco. E allora perché mi stai scrivendo di mandartela? Per quale motivo se le hai ricevute? Non mi sembra che hai capito bene, dato che hai risposto alla mia storia dicendo che il pannolino di mio figlio era pieno. Dici di aver capito perché hai ricevuto delle foto, ma poi rispondi alla mia storia affermando che quello è un pannolino pieno. Mi sa di bugia. È perché le ho cancellate, se no te le manderei. Ma tu pensi che io sia scema? Innanzitutto il cellulare, come il PC, ha un cestino dal quale si possono ripristinare foto e video cancellati. Quindi, se fosse vero, lo avresti già fatto per provare la tua innocenza. Ragazzi, io quando mi ci metto che ti ho sgamato, io non ti lascio alternativa, ti devo asfaltare. Sono un'ariete, ragazzi, e mi dispiace, sono un'ariete. Seconda cosa. Non ho scritto Gioconda in faccia, sono una mamma e come ogni mamma, umana o animale, proteggo i miei figli. Non esiste madre al mondo che manderebbe la foto dei propri bambini ad uno sconosciuto su internet. Sono giovane, ma non stupida. Ti prego di non farmi più domande sui miei figli. Dopo questa non gli ho dato neanche il tempo di rispondere e l'ho bloccato. Quindi, ragazzi, tutto questo casino. Per dirvi appunto, state attenti alle persone che incontrate su internet, non fidatevi, date retta sempre al vostro sesto senso, quello che vi dice non ti fidare, non è una brava persona non ti fa queste domande, non ti chiede certe cose. In questo caso è un feticista di pannolini di bambini, in altri casi sono ragazzi che vi chiedono delle foto in chat, non lo fate, ragazzi. Non mandate mai le vostre foto ad un ragazzo in chat, ok? Se questo ragazzo veramente ci tiene a voi, non vi chiede delle foto, cerca di conoscervi prima. Spero che attraverso questo video voi abbiate appreso qualcosina. A me dispiace tanto perché io cerco sempre di vedere il buono di una persona, però poi mi accorgo che sbaglio e che dovrei dar retta al mio sesto senso, quello che mi dice lascialo perdere, non è una buona persona. È stato divertente sgamare questa persona, ma dall'altro lato mi ha fatto tanta rabbia. Perché non era qualcosa su di me, ma era sui miei figli, e il solo fatto che lui li nominasse a me faceva venire una rabbia assurda, mi saliva un nervoso che avrei voluto veramente averlo davanti e sbranarlo. Però il solo fatto che lui li nominava e che io
pensassi che lui associava i miei figli a un suo strano fetish, che schifo, mi veniva lo schifo e la rabbia, giuro. Quando penso e sento queste cose mi verrebbe la voglia di chiudere tutto, di non pubblicare più niente, però mi rendo conto che è una cosa stupida, perché purtroppo, e ve lo giuro ragazzi, ne ho viste tante, anche quando sei per strada con i tuoi figli, degli sconosciuti con problemi mentali ovviamente, vi fotografano ragazzi, vi fotografano, quindi sarebbe inutile chiuderli in una campana di vetro quando poi il mondo esterno, cioè basta che metti piede fuori e già sei in pericolo, no? Comunque sia, sono contenta che sia finita questa avventura, sono contenta di averlo sgamato e bloccato, non è la prima volta che mi capita una roba del genere, ho già bloccato diverse persone, anche per meno in realtà, quindi questa volta ho detto, prima di bloccarlo voglio cogliere l'occasione e mostrarlo ai ragazzi, questa volta volevo che vedeste quello che succede su internet. Spero nel mio piccolo di avervi aiutato, di avervi illuminato, di avervi dato un consiglio buono, e ci vediamo alla prossima. Ciao.